Ciao a tutti e tutte e benvenute nel mio angolo creativo. Allora, ve lo dico, ho finito la crepla, o meglio, me ne è rimasta pochissima. La colla ne ho due o tre tubetti, proprio appena appena. Lana carrata è quasi terminata, beh, insomma, non ho più nulla di quel tipo di materiale. Allora, cosa facciamo? Non facciamo niente? No! Non è così, mi conoscete, già lo sapete che qualcosa la tiro fuori. Allora ho deciso questa volta di realizzare con voi, con degli scarti di stoffa, una bellissima pianta di orchidea. E ve la faccio vedere. Questa è la pianta di orchidea. Ve la faccio vedere da vicino. È realizzata con un paio di pantaloni e una sciarpa in feltro. Perché, ve l'ho sempre detto, si può creare con qualsiasi cosa. Ci servirà per realizzare questa orchidea. Preparatevi con carta e penna, perché la lista è lunga. Del ferretto, più è grosso e meglio è, perché ci servirà per realizzare le foglie e per fare tutti i gambi della nostra orchidea. Perciò da 1,2 in su va benissimo. Intendevo di millimetri, eh? Oh, vediamo un po' quel che è rimasto di un paio di pantaloni. Sono leggermente in strecce elastico, ma proprio appena appena, perciò non ha importanza che sia elastico o meno, quel che importa è che sia bianco o del colore che aveste scelto per la vostra orchidea. E questo è quel che rimane. Comunque lo userò perché vi devo far vedere cosa fare. Questa invece è una sciarpa in feltro e ve la faccio vedere. Ecco qua. Però potete utilizzare, se vi sono avanzati anche i pezzi di feltro, che se avete verde scuro, meglio. Se invece non avete verde scuro, non vi resterà che dipingerlo. O magari utilizzare altri tipi di tessuto come il classico cotone o altro, va benissimo lo stesso. Ci serviranno poi degli aghi perché dovremo cucire sia le foglie che i fiori. Perciò ci servirà un ago con del filo dello stesso colore dei fiori scelti e un ago del colore verde delle foglie. Io vi dirò, l'ho cucito in nero, tanto talmente scuro che non si nota neanche. I fili sono questi. Utilizzo un ago lungo perché non voglio far vedere che sono vecchia e faccio prima di infilare il filo. Shh, non ditelo a nessuno. Ci servirà un trancino per tagliare la misura del ferretto che ci serve. E infine, una cosa importantissima, la guttaperca, che ci ho messo 3 giorni a trovarla. Poi un pochissima di colla, proprio poca, diciamo che un tubicino vi basterà per realizzare fino a un massimo di 15 fiori, perciò proprio pochi. La forbice, ovviamente. E in questo caso io ho utilizzato, non avendo vata, non avendo latta, lana, non avendo nulla di morbido, del comunissimo cotone idrofilo, mi ricordavo bene, ma non volevo sbagliare la parola. Il classico cotone ne basterà proprio pochissimo per imbottire e rendere morbidi i nostri petali. Perciò, riepilogando, ci servirà il cotone bianco con all'interno il cotone che andremo poi a realizzare, vi farò vedere ogni parte. Il ferretto per fare i gambi, ci servirà sempre del cotone, del tessuto di cotone bianco del colore che volete voi per il vostro fiore e all'interno cotone idrofilo. Ci servirà poi, come potete vedere se riesco a tenere ferma la pianta, che le foglie prendono la forma che volete voi, perché all'interno hanno il ferretto, come vi ho detto poco fa. E una piccola parte che ci servirà in più è lo scovolino giallo.
ovvero questo che andremo ad utilizzare per realizzare l'interno dei nostri fiori. Vediamo se riesco a farvelo vedere, che avrà un doppio uso. Uno sarà quello di nascondere il ferretto sottostante e due semplicemente sarà per dare l'effetto pistillo, o meglio polline, all'interno. Come si inizia? Allora, io utilizzerò un pennarello per farvi vedere i disegni da realizzare. Voi possibilmente cercate di non sporcare troppo il tessuto, almeno che non abbiate un colore dello stesso del colore uguale a quello del tessuto scelto. Perciò iniziamo subito a vedere come realizzare il tutto. Per ogni fiore ci vorrà un petalo a 3, tipo trifoglio, come vedete, 1, 2, 3. Un petalo più largo a 2, tipo farfalla. E infine un vestitino d'angelo, diciamo così, per realizzare la parte interna della nostra orchidea. E ultimissimo pezzo, per realizzare il bocciolo, un cerchio qualunque realizzato in tessuto. Allora vi faccio vedere come ho fatto io. Prendo un pennarello colorato, giusto per farvi vedere. Prendo il rosa. Vado a realizzare tre pezzi così. Io per fare prima ve lo dico come faccio. Faccio così. Prendo il tessuto, lo piego a metà. E questo è per realizzare il campione, eh? Questo è per realizzare il campione che poi appoggerò. Aspettate che... Oh, adesso finalmente sono fatta. Che poi appoggerò nelle altre parti per realizzare la quantità di tessuto che mi serve. Allora, un 3. Questo è il centro. Vedete? E farò un cerchio in questo lato e due cerchi laterali. Ok, perfetto, vedete come ho fatto? Io realizzo il campione in questo modo. Ok, faccio, aspettate, non è appoggiato bene, se no non mi viene il risultato. C'è anche la tasca, ma tanto la tagliamo lo stesso. Vedete piegato bene? Vado a realizzare il mio disegno. Taglio praticamente mezzo cerchio. Anche se non è perfetto, non ha importanza, non preoccupatevi mai di queste cose. Vedete? Il primo mezzo cerchio. Vado poi a realizzare il cerchio realizzato prima. Adesso lo sto facendo come al solito in fretta, ma voi assicuratevi di poggiare bene i vostri tessuti e pareggiarli, così vi sarà più facile sia tagliarli che cucirli. Ed ecco qua. E ho realizzato. Ok. Vedete, era piegato male, perciò il risultato è un po' storto perché l'ho piegato velocemente, ma comunque questa è la parte che andremo a tagliare. Aspetta che ve la faccio vedere bene. Questi, i tre petali, 1, 2, 3, ovvero tre cerchi. Ok? Lo metto da parte un attimo. Ora dovremmo fare i secondi cerchi, che sono un'ala di farfalla, un 8. Ne tolgo la tasca ancora una volta perché dà fastidio. E anche in questo caso farò la stessa tecnica. Vado a piegare a metà il tessuto, in questo modo. Faccio combaciare bene i tessuti. E poi taglierò. E normalmente disegno prima, ve lo dico. Io adesso sto cercando di farlo velocemente perché il lavoro è tanto. Allora, io vado a tagliare un 8 o ali o come le volete chiamare voi. Vedete, adesso vi faccio vedere perché un 8. Perché ha un aspetto leggermente diverso. Ecco qua. Vedete com'è?
un'ala. E ma che cavolo, si è spostato tutto e non mi ha fatto tagliare bene, vedete? Questa è la forma, leggermente più stretto da un lato, leggermente più largo dall'altro. Ok, ora ve li faccio vedere bene. Per quanto riguarda invece la parte per fare l'interno del fiore, questo è facile perché ve ne basta uno solo. Perciò che si pieghi o meno il tessuto, a noi importa poco. Vedete? Ha praticamente l'aspetto di un vestitino d'angelo, le manichette e la parte del vestito arrotondato. E anche in questo caso farò la stessa cosa. Girerò il tessuto. Ok, io sto facendo vedere come faccio io. Ok? Prendo la matita o il pennarello, faccio arrotondato qua e poi disegno le manichette, vedete? Ok? Fatto questo, andrò ad allargarlo nuovamente e poi vado chiudendo. E vado in questo modo a disegnare. Effettivamente, ve lo faccio vedere. Un abito che poi, una volta aperto, avrà questa figura. Dopodiché dovremo colorarlo. E adesso qui vi faccio vedere tutto. Minutini, eccomi qua. Vi faccio vedere come fare l'interno. Allora, i due vestitini ne ho di più, ma me ne bastano due perché voglio farvi vedere come fare. Allora, se avete dei pennarelli che colorano bene, fate questo lavoro: tante strisce che partono arrotondandosi dall'interno verso l'esterno. Cioè, io adesso ho il pennarello che non colora bene e non riesco a farvi vedere. Ecco qua, piano piano ce la facciamo. E poi vado il contrario perché io non riesco da questo lato, devo girarlo così per forza. Ecco qua. Vi faccio vedere che in sostanza in questo momento è un po' come se stessi scarabocchiando. Visto? Ho fatto l'interno più pressato, più colore giallo nel centro e poi tante strisce andando verso il basso. Ok? Fatto questo, andrò a fare i disegni arancioni. Come farò i disegni arancioni? Semplicemente così, guardate. Dal centro farò tante righe. Invece che andare più in fondo come ho fatto con gli altri, farò più corte. Aspettate che mi giro di qua di nuovo, altrimenti non riesco. Ok, farò tante strisce in questo modo. Ok, e una volta realizzate queste, ne farò più lunghe. Così, come se fosse una cascata. Perfetto. Fatto questo, prenderò un pennarello rosso. Mi raccomando, cercate di usare colori indelebili e comincerò a fare tanti puntini realizzando un cuore. Vedete? E poi macchiando il tutto. Ne faccio vedere un altro. Il giallo l'avevamo già fatto. Prendo l'arancione e vado a fare tante strisce che partono dal centro verso l'esterno. Facendo una specie di collare al di sopra del vestitino. Dopodiché farò tante linee lunghe che arrivano fino al basso del vestito. Vedete, giallo sotto, più giallo in centro, un po' meno, cioè un po' più larghe le strisce laterali, fino alla fine del vestito.
poi tante striscioline arancioni e infine delle strisce che partono dal centro fino ad arrivare alla fine del vestitino. Fatto questo, prenderò il rosso e farò prima un cuore che parte dal centro, vedete, un lato, poi centro, ed ecco, questo è il cuore. E dopodiché tanti puntini in ogni parte del cuoricino, ed eccolo qua. Questo è il risultato dell'interno del fiore della nostra orchidea. Potete farlo più giallo, più arancione, in base al colore che preferite. Vi do una chicca. Se vi piace, potete utilizzare addirittura con il bianco l'azzurro di vari gradi, partendo dal celeste fino al blu scuro facendo i puntini. Sarà bellissimo, un risultato particolare, un regalo eccezionale per chiunque voi amiate e ai quali magari volete andare a portare un regalo nuovo che sicuramente mai prima di oggi hanno ricevuto. Allora, fatto questo, dobbiamo realizzare questa piccola parte. Allora, io preparo la colla perché sarà l'unico momento in cui useremo la colla, ma lo faremo successivamente. Prenderò prima per realizzare questa parte, vedete che è piegata, questa invece è dritta, io la devo piegare. Andrò a prendere il mio ago, ovviamente corredato di filo bianco, se il foro è bianco, o di un qualsiasi altro colore, ovviamente se il colore è, se il vostro fiore è colorato. Vado a prendere il filo, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ecco qua. Prendo l'ago, che in questo caso ha ancora il filo nero, ma lo tolgo subito. Per quale ragione? È perché questo è l'ago che riesco a vedere meglio per infilarlo senza perdermici dentro. Questo ha l'ago da ricamo eppure la punta d'ago comune, che non so che filo sia, immagino sia sempre filo di ricamo, vedete, filo. Ecco qual è la ragione del perché uso quest'ago. Perché effettivamente mi piace molto non sentirmi uno schifo perché non vedo passare l'ago. Ok, fatto questo, faccio ovviamente i nodini e vi faccio vedere. Allora, io devo fare da questo a questo. Come farò? Semplicemente questa lavorazione. Vado a piegare su se stesso, vedete il punto in cui è arrotondato. Lo piego in questo modo, vado a scavalcarlo realizzando una puntina, vado all'interno, inserisco la mia punta e faccio due cuciture in questo modo, dopodiché vado a bloccare ovviamente il filo. Vedete, ora ho realizzato un cono, faccio il nodo alla fine. Nodi fatti bene, ovviamente, e vado a staccare il filo. Li faccio il nodo. Vi consiglio di fare un lavoro alla volta perché così non diventate matte. Ok? Allora, faccio questo che c'è più arancione. Ma il giallo l'ho messo prima qua, ma forse l'ho dimenticato. Vabbè, non ha importanza. Tanto io ho tutto pronto per fare con voi. Ecco qua, chiudo. Visto? Prendo la parte arrotondata, quella con la punta in mezzo, piego su se stessa, vado praticamente a realizzare un unico cono. Faccio, entro dentro da qua, dall'interno, ok? E poi, scusate, non ho fatto bene il nodo, probabilmente, e, ta-ta, e poi faccio due punti, entro ed esco. Perché è quello che mi serve per bloccare, vedete? Fatto. A questo punto faccio il nodo. Vado qua.
faccio un nodo e faccio l'altro nodo. Ta-dan! Ok, va bene. E adesso sempre la stessa cosa, faccio, piego, cucio e poi metto da parte per realizzare un cono. Ok, perciò anche questa non ci serve più. Ora dobbiamo realizzare gli altri pezzi. Attenzione! Allora vado a prendere i pezzi tagliati, ovviamente che sia controllando che siano uguali. Eccoli qua. Con il filo io andrò a cucire così. Adesso non ve lo faccio vedere per questione di tempo, ma vi spiego. Partirò a cucire da questa parte, così. Uno, e questi facciamo finta che siano i punti che io sto realizzando per cucire il pezzo, ok? E mi fermo prima. Faccio la stessa cosa da questo lato. Cucio ovviamente con il nodo prima e dopo, ok? Questi sono i punti in cui qui parto e qui mi fermo, qui parto e qui mi fermo. Per quale ragione? Ve lo faccio vedere subito. Vedete, anche qui ho fatto la stessa cosa. Sono partita da questo punto e mi sono fermata in questo punto. Stessa cosa ho fatto dall'altro lato. Sono partita da questo punto e mi sono fermata facendo questo lavoro. Ovviamente non ho cucito la parte centrale. Per quale ragione? Perché questo mi permetterà di aprire e di poter girare il mio petalo. Così, utilizzando le dita, io mi inserisco all'interno e vado a aprire bene, diciamo così, il petalo della mia orchidea. Aspettate che lo faccio bene. Ecco qua. Ta-da-da-da-da-da. Ed ecco qui questo risultato. Da questo ho fatto questa cucitura. Da qui sono partita e qui mi sono fermata lasciando libero il buco centrale. Stessa cosa nell'altro lato. Fatto questo, io ho ottenuto la farfallina, la chiamo io così. Metto da parte questa e vado a fare lo stesso lavoro anche nell'altro pezzo. Io prendo il mio disegno a tre, ok? Senza farvi vedere tutta la cucitura perché tanto è solo una perdita di tempo, siete bravissime. Farò così. Vado a prendere l'ago e il filo e comincio a cucire non da qua, ma da più su e faccio questo. Fermandomi prima. Dopo ve li faccio rivedere. Vedete? Cucio. Cucio, 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 cucio e mi fermo qua. Stessa cosa ovviamente nell'ultimo disegno. Allora, io farò le cuciture in questo modo. Qui parto, qui mi fermo lasciando i due buchi libero. Qui parto e qui mi fermo lasciando i due buchi libero. Qui parto e qui fermo lasciando i due buchi liberi. E otterrò in questo modo questo risultato. Vedete anche qui ho cucito partendo da qua e finendo di qua. Non ho cucito la parte centrale. Stessa cosa, ho fatto la cucitura partita da qua e arrivata fino a qua. E anche nell'ultimo cerchio ho fatto partenza e ferma perché il buco interno, quello che non ho cucito, mi servirà per la stessa ragione. Io andrò inserendo le dita all'interno a tirar fuori i buchetti. Vado a prendere l'altro allo stesso modo, inserisco dentro il dito e tiro fuori. E faccio ovviamente la stessa cosa con l'ultimo buco. Sistemo bene, arrotondo bene i petali, perché hanno ovviamente forme diverse che adesso vi faccio vedere. Allora, una volta aperto il tutto,
noi avremo questo risultato. Questo andrà attaccato nella parte esterna e questo sarà quello che comporrà invece i petali interni, che così dicono poco o niente. E adesso vi faccio vedere. Vado a prendere un pezzettino di cotone, cotone idrofilo, classico cotone, pochissima roba, perché per fortuna per fare questo lavoro di materiale ne serve davvero poco. Cioè, è tanta la roba da usare, ma è poca la quantità. Prendo il mio cotone, una volta aperto, e vado a inserirlo all'interno. Come? Posso utilizzare qualcosa tipo il bull tool per inserirlo, in base a come voglio sistemarlo, ma come vedete è facile da fare anche utilizzando solamente le dita. Visto, ho inserito il cotone e una volta inserito, ne ho lasciato in più quello in più fuori, perché andrò ad inserirlo nell'altro lato allo stesso identico modo. Perciò spingerò all'interno piano piano. Poi, se posso usare la parte posteriore di un pennello, posso usare una forbice, una qualsiasi cosa per inserirla piano piano all'interno, in modo da spalmarla, diciamo così, fra virgolette, bene. Perché io dovrò formare dei petali leggermente ciccioni, ma proprio leggermente ciccioni. Non dovranno essere troppo gonfi, altrimenti perderanno l'effetto reale, ma dovranno essere appena appena imbottiti. E adesso ve li faccio vedere. Questo è il risultato, perché se io lo lasciavo vuoto, i petali cadevano. Mentre dando questa piccola quantità di cotone, io do l'opportunità di avere più rigido il mio petalo e di dare un effetto più bombato al petalo stesso. Questo è uno che metto momentaneamente da parte. Vado a prendere l'altro, quello a tre oltre il foglio, e faccio la stessa identica cosa. Divido la quantità del cotone e comincio ad inserire parte per parte, ovvero petalo per petalo, inserendo all'interno utilizzando il dito o il pennello o una penna o una matita o una voltura o quello che trovate meglio voi, e vado a inserirlo piano piano. Qui già c'è. Prendo il secondo e faccio la stessa cosa, inserendomi in alto. Perché in alto e non di lato? Perché in questo modo sarà più ordinato il mio cotone. Allora vado a schiacciarlo bene dentro, lo posiziono in modo che non si sposti, e vado a sistemare il cotone anche nella parte centrale. E questo è il risultato. Come vedete, uno, la due ci sono, questo ancora no. Questi non si piegano così, sono dritti. Prenderò il cotone rimasto e inserirò anche l'ultimo petalo, proprio poco, quanto ne basta per dare quel leggero rigonfiamento, o meglio rimpolpamento, al petalo stesso. Inserisco all'interno, tolgo gli esuberi perché non deve essere troppo gonfio, ve l'ho detto poco fa, vedete, sto approfittando anche del buco dall'altra parte per posizionarlo bene. Tolgo l'esubero portandolo fuori e vado semplicemente a toglierlo, perché essendo cotone è facile. Ed ecco qua, ora mi ritrovo con queste due parti in questo modo, ma ovviamente esteticamente non sono il massimo perché hanno dei buchi. Ottimo, io sposto quello che non mi serve, prendo il mio ago, ok, e lo preparo per cucire nuovamente queste parti. Ed ecco qua, infilato l'ago, partirò in questo modo. Dove ho terminato la cucitura, ovviamente a rovescio, io inserirò all'interno del cotone il mio ago. Ok? Dopodiché farò questo lavoro piano piano, inserendo il dito all'interno. Io andrò a fare un'entrata e un'uscita
non troppo larga, da un lato. Poi mi sposterò dal lato opposto, farò un'entrata e un'uscita. E farò la stessa cosa ancora una volta dal lato opposto, dentro e fuori, mantenendo ovviamente una distanza sufficiente per non far sfilare il tessuto e una quantità sufficiente per poter pizzicare. Entro, esco e vado avanti così, non stringo ancora perché stringerò poi successivamente. Vado dentro e fuori. Tolgo il mio filo perché sia corretto, dentro e fuori, guardate, così, fino ad arrivare all'incirca alla parte centrale. Entro ed esco. Entro ed esco e adesso vi faccio vedere una cosa. Avete visto come sono andata avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro prima? Dentro e fuori da un lato, dentro e fuori dall'altro, dentro un lato e via via così. A questo punto io vado con l'ago a spingere giù il tessuto. Ok? Spingo giù il tessuto all'interno della piega, vedete? Spingo giù. A questo punto semplicemente vado a tirare con cautela, piano piano. Perché così? Perché a questo punto, una volta tirato, io avrò completato la mia cucitura. Vado a fare la stessa cosa dal lato opposto, ovviamente al contrario. Allora, dove sono arrivata? Di qua. Allora vado, entro ed esco. Ok? Entro ed esco. Entro ed esco. E ancora vado avanti così fino a quando ho terminato praticamente la cucitura. Entro ed esco. Entro ed esco. Entro ed esco. Vado a fare in modo sempre che non si attorcigli il cotone da nessuna parte. Entro ed esco. Togliendo il filo ed eccolo qua. Come ho fatto prima, giro un po', inserisco la cucitura all'interno, vedete, vado proprio a spingere dentro la cucitura e piano piano tiro il mio tessuto fino a quando ho fatto la cucitura completa. Stessa cosa farò in tutti i lati, perciò ve lo faccio vedere un'altra volta. Vado intanto a chiudere questo perché ogni lato va chiuso, ok? Faccio il classico nodo di chiusura, ok? E ovviamente faccio anche il secondo nodo di chiusura. Ok, vado di qua. Mettiamo a posto e tiro. Ok, tirato questo, stacco il filo ed ecco qua. Ora vado da questo lato, ve ne faccio vedere un altro, giusto perché capiate bene cosa fare. Ok, vado inserendomi all'interno nel punto in cui ho smesso di cucire in precedenza, io vado sempre facendo. Stringete bene il nodo e facendo dentro e fuori, dall'altro lato, dentro e fuori. Dentro e fuori, dentro e
dentro e fuori. Una volta cucito tutto, lo porterò all'interno, esattamente come prima, pizzicandolo con l'ago e tirando il filo. Finito il trifoglio? Eccolo qui. Questo deve essere il risultato. Ora dovete fare ancora una piccola cosa per terminarlo, ovvero agganciare il lato finale. Perciò farete, inserirete all'interno della cucitura come al solito, prenderete la cucitura nel lato opposto e andrete piano piano a chiudere i due lati. Semplicemente così. Ecco qua. Vedete che tende un po' ad essere piegato verso l'esterno perché ho cucito solamente la punta interna del mio trifoglio. Ora vado a chiuderlo e mi preparo subito per fare anche la farfallina. Come si fa la farfallina? Nello stesso identico modo, con una differenza che la farfallina non va chiusa. La chiuderemo dopo. Allora, fatto questo, chiuderemo tutto. E una volta chiuso, toglieremo il filo. Ok? Mettiamo questa da parte e andiamo a chiudere allo stesso modo dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori e dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori anche nell'altro lato. Ora che abbiamo cucito tutto, abbiamo la parte centrale del nostro fiore, il trifoglio, tagliamo via i fili che non ci servono. Qua e il nostro la nostra farfallina, la parte più stretta andrà verso il basso. Vedete? Riuscite a vedere la forma che piano piano comincia ad apparire? Beh, manca poco perché adesso andremo effettivamente a realizzare il fiore. Mi chiederete per quale ragione non utilizzo la colla a caldo. A parte il fatto che comunque l'ho finita, non la sto utilizzando in questo caso perché se usassi la colla non avrei la semplicità che avrò dopo di entrare all'interno del fiore utilizzando direttamente il ferro. Allora, prenderò il fiore, vedete che è piegato e c'è una piega nel centro e mi inserirò nel lato. Esco con l'ago nel lato. Perciò all'interno già di uno dei petali laterali. Prendo il centro con il dito, ok? La parte più stretta abbiamo detto andrà verso il basso, perciò come misura prendo il mio dito, mi appoggio il pollice, inserisco all'interno del mio pollice, eccolo qua, ve lo faccio vedere, la misura del mio pollice e inserisco all'interno la parte del fiore. Aspettate che mi si è attorcigliato, eccolo qua. Ed ecco qua, vado a vedere che la parte pizzicata resti al di sotto, ok? E vada leggermente sollevato dalla parte bassa, vedete? Leggermente preso. Oioi, mi si è tolto il filo, vabbè, vado a reinserirlo subito, subito, ok? Presa la misura il mio dito. Io entro dall'altro lato lasciandolo leggermente sollevato dalla parte finale, leggermente. Ok, entro su, vado a fare un altro giro perché in questo caso mi si è tolto il filo e allora vado a saldarlo. Comunque vi consiglio sempre di fare due giri e di mantenere nella posizione corretta il fiore. La colla la utilizzeremo dopo. Ok, fatto questo, io ho fissato con due giri il mio fiore. Vedete i petali? Tirando il filo, i petali si alzano un po'. Perfetto, allora a questo punto rientro nel centro e vado a collegare anche il pistillo o la parte centrale del fiore, come preferite dire. Prendo l'ago che sarà nel centro del mio fiore e andrò ad inserirlo nel centro del mio cono in questo modo. Ta-ta! Vedete? Vado a bloccarlo direttamente nel centro in questo modo.
sempre utilizzare il mio ago, esco dalla parte del retro, realizzando così già quasi tutta la mia orchidea. Eccola là. Ritorno dentro perché un giro non mi basta, voglio esserne sicura. Vedete, riesco di nuovo con l'ago nel centro della mia orchidea e ritorno fuori. A questo punto sì, posso anche fare il nodo. Ok? Faccio il nodo in questo modo e preparo. Nel frattempo che si scalda, intanto faccio il nodo finale. Nel frattempo che si scalda la colla, io avrò bisogno di tagliare un ferretto della misura di cui ho bisogno per il gambo della mia orchidea, che adesso vi spiego un'altra cosa. Allora, se io voglio realizzare, io vi consiglio per una questione di resistenza alla pianta, perché il tessuto è più pesante della crepla, di realizzare tutti i rami della stessa misura. Poi a man mano che li unite taglierete l'esubero. Per quanto mi riguarda, io vi consiglio questo, ma adesso vi faccio vedere come applicare i ferretti, poi del resto vi farò vedere. Nel frattempo che si scalda la colla, noi dobbiamo realizzare un altro fiore. Tiro un po' più su perché ho visto che è caduto giù. E qual è? Allora, realizzando un cerchio più o meno di 5 centimetri del diametro, praticamente 2 centimetri e mezzo di raggio, noi avremo un cerchio più o meno come questo. E andremo ora a fare il bocciolo della nostra orchidea. Come? Prenderemo ago e filo e cominceremo a fare questo. Dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, fino alla fine del nostro bocciolo, diciamo così, che altro non è che una pallina fatta in tessuto. Ok, inserisco, tolgo e vado a terminare. Niente, oggi con i nodi sono troppo larga e non riesco a tenerne uno fermo. Ok, non importa, tanto lo faccio arrivare lo stesso. Ecco qui, vedete? Non lo tiro fino in fondo, così non si stacca. E questa volta lo frego io. Eccolo qua. Ta-ta! Ecco, visto che l'avevo fregato lo stesso, arrivo alla fine. E avvolgo tirando un po'. Quando l'ho tirato non farò altro che inserirci all'interno un pizzichino di cotone, così. Vedete? Quanto ne desidero in base a quanto cicciottone io voglio il mio petalo, il mio bocciolo. Oh, ecco qua. Vado a stringere e a fare il nodo. Semplicemente, aspettate che riesco a prendere il filo. Ecco qui. Tiro forte. E faccio il nodino, ok? Tolgo il filo che non mi serve, un pezzettino di ferro per fare il mio bocciolo. Nel frattempo la colla si è scaldata, io vado a inserire un po' di colla nel centro, ok? Inserisco il ferro e lo faccio incastrare per benino in questo modo, ok? Faccio questo e poi lo lascio ad asciugare ben stretto, ok? Visto che la colla è calda, andiamo a terminare il fiore. Come faremo a terminare il fiore? Attento, vedete, questo e questo sono mobili. Si spostano, non mantengono la posizione precisa. Allora faremo questo. Metteremo nel triangolo, nella parte alta, metteremo un po' di colla e posizioneremo nel centro il petalo.
Stessa cosa faremo nell'altro lato. Vedete che scende un po'? Noi apriremo questo, metteremo la colla e posizioneremo nel centro. Perché questo? Perché l'orchidea mantenga la sua posizione corretta. Ok? Dopo dobbiamo fare un'altra cosa. A questo punto il fiore è quasi a posto, quasi. Faremo questo. Allora, prima di tutto prenderemo il ferretto. Possiamo rivestirlo di verde prima o possiamo rivestirlo di verde dopo. Ok? Andremo a fare un anello al termine del nostro ferretto. Così. Una volta fatto questo, lo piegheremo ovviamente nell'altro lato, altrimenti non ci servirà a nulla. Questo ci servirà per incastrare il fiore. Incastrato il fiore, perfetto. Prenderemo il ferretto. Ok? Prenderemo, scusate, il centro del fiore. Inseriremo il ferretto e con tanta calma andremo piano piano ad inserirlo in questo modo. Ovviamente più è rigido il ferretto e più sarà facile entrare, ve lo dico. Questo è un po' il mio bidino, ma è tutto ciò che mi è rimasto a casa. Piano piano, piano piano ce la facciamo. Usciamo anche noi, ve lo garantisco, perché sta là e sto uscendo. Eccolo qua. Il tempo di fare il buchetto. Perché effettivamente il ferretto questo è proprio leggero leggero e non mi è rimasto altro ferretto. Comunque forate piano piano, ci siamo qua, eccolo là, visto che ce l'ho fatta lo stesso. Prendo il mio ferretto e lo porto nel centro. Arrivata nel centro, vedete, l'anello sarà mobile. Io andrò a bloccare il mio anello verso il basso, perciò metterò un po' di colla e bloccherò il mio anello tirandolo verso giù in questo modo. Ok? Poi dovremo fare un altro lavoro. Dovremo dargli i pistilli centrali. Come? Prenderemo lo scovolino, la parte terminale dello scovolino, e lo gireremo su se stesso. Così. Non tanto grande, abbastanza piccolino, più o meno 1 cm. Taglieremo. E andremo ad incollarlo direttamente al di sopra del nostro anellino. Perciò metteremo ancora un goccio di colla e andremo a bloccare il nostro anello nel centro. Così. Lo lasciamo incollare e avremo nascosto, non ci sarà più nessun ferretto in evidenza. Ok? Ora andremo a chiudere un po' di più il nostro dischetto, perché ovviamente attacca e sposta, si allarga un pochino. Metteremo un po' di colla in questo punto, proprio appena appena. Andremo a piegarlo e lo porteremo al di sopra dell'altro, semplicemente così, per ricreare quella parte esterna. La vedete? E il fiore ora è terminato. Andremo a terminare prima il bocciolo. Prenderemo il bocciolo, toglieremo tutto ciò che non ci serve, taglieremo i fili e tutto quanto. Prenderemo la nostra guttaperca o il nastro del fiorista. Ok? Decideremo quanto lungo vorremmo il gambo e lo appoggeremo al di sopra in questo modo, fermandolo con il dito, facendo più di un giro, perché si deve incastrare al di sopra del termine del nostro fiore, vedete? E semplicemente stringendo e stringendo, cominceremo a stringere. Aspettate che è proprio lungo. Lo mettiamo in posizione con calma. Lo facciamo attaccare per bene, perciò pressiamo. Scaldiamo e andiamo giù scendendo con il nostro gambo. Ok? Questo è troppo lungo,
mi dà solo che fastidio. Tolgo via la parte in esubero. Ok, ecco qua, finalmente. E adesso posso finalmente girare con il mio nastro fiorista in questo modo. Piano piano. Vado a farlo attaccare bene, eh? Non deve esserci ferretto in evidenza per nessuna ragione, né filo né ferretto, nulla che non sia fiore o gambo. Perciò lasciamolo pure ingrossare al di sotto, non ha importanza, e scenderemo poi a dargli forma. Piano piano, piano piano, piano piano, andremo a dare forma al nostro gambo. Ok? Ecco qua. Ta-dan! Ecco il gambo del bocciolo. Come vedete è una pallina, è bella ciccia e rappresenta effettivamente il nostro gambo. C'è una sola cosa che ho dimenticato di dirvi. Nei fiori, prima di attaccarli e di terminarli, ci sono delle venature semplicissime. Basterà utilizzare il colore che preferite sul vostro fiore e fare così, semplicemente, proprio sporcarlo in verità, facendo delle piccole righe o venuzze necessarie per dare un effetto più reale al vostro fiore. Come vedete è proprio semplice, talmente leggero che quasi quasi non si vede. A questo punto andremo a prendere un'altra volta il nastro del fiorista e andremo a ripassare il nostro fiore, partendo ovviamente dal gambo a di sotto del nostro fiore stesso. Allora, non farò un giro e poi scapperò giù, ma farò parecchi giri nella parte alta. Allora, intanto taglio quello che è in più, esattamente come prima, perché altrimenti ci metto una settimana a farlo. Ok, vado a prendere il mio verde, il mio nastro del fiorista, e comincio a girare e giro sempre nello stesso punto fino a quando farò leggermente gonfiare la base del mio fiore per dare un effetto rigonfiato, come se al di sotto ci fossero i petali. Se riesco a farlo girare. Ecco qui, vedete? Vado sempre nello stesso punto per dare un effetto di gonfiamento, in modo di far come se ci fosse, se ci fossero i petali al di sotto del mio gambo. In questo modo, piano piano, ovviamente. Piano piano. Però, come vedete, si gonfia un po'. E quando ho raggiunto il livello di rigonfiamento che più mi soddisfa, comincio a scendere facendo esattamente le cose che ho sempre fatto. Perciò tirando e scendendo fino a raggiungere la lunghezza del gambo desiderato, che poi andremo ad attaccare al resto della pianta, ma momentaneamente andremo a terminare un pezzo alla volta. Questo è il fiore, il bocciolo l'abbiamo già fatto. Dopodiché passeremo alla foglia e poi al montaggio generale. Ecco qui. E questo è il fiore dell'orchidea terminato. Ovviamente qui, aspettate che devo trovare la parte giusta. Andiamo a scaldare bene perché si incolli, perfetto. Avremo anche il suo bocciolo pronto per le composizioni. I fiori, le quantità dei fiori dipende esclusivamente da quelle che desiderate voi. Non c'è una quantità precisa, anche perché l'orchidea ne fa tanti, ne fa poche, è soggettivo. A questo punto prenderemo un altro materiale, del cotone verde, che io ho utilizzato prendendo una sciarpa in franella, e più o meno le sciarpe in franella ce le abbiamo tutti, non è una cosa complicata. E vi faccio vedere subito che tipo di cucitura dovremo fare
realizzare la foglia. Innanzitutto la foglia va lanceolata e lo potete fare esattamente come gli altri modi, piegando a metà, facendo questo lavoro. Decidete voi se la volete a punta, la farete così. Se invece la volete arrotondata, la farete così. Arrotondata o appuntita. A voi la scelta. Per le misure neanche ve le do, perché ormai siete talmente bravi che sapete arrangiarvi da sole in tutte le vostre cose. Io vi do solo gli aiuti in più ormai necessari. Se poi vi trovate ancora in difficoltà in qualcosa, o me lo scrivete nei commenti, cercherò di venirvi incontro, oppure semplicemente, andate indietro a vedere i passaggi che ho fatto nei video precedenti. Niente di complicato, ma nell'eventualità che avete bisogno, che abbiate bisogno di me, vi basterà contattarmi. Potete trovarmi su Messenger. Scusate, ma non riesco ad imboccare l'ago. Potete trovarmi su Messenger, ma anche su Facebook. Tanto riconoscete la foto e sapete benissimo chi sono. Non c'è problema. Se avete bisogno di me, in un modo o nell'altro, mi potete tranquillamente trovare e sono a vostra disposizione. Per qualsiasi aiuto, anche adesso che sto invecchiando e mi sto accecando, non lo so, non riesco a vedere i fili e sto diventando matta. Eccolo qua, trovato. Allora, tutto questo casino per arrivare a cucire una foglia. Come si cuce la foglia? Allora, se la volete precisa, 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 andate avanti, indietro, come una qualsiasi cucitura. Ma siccome sono frettolosa, io la farò semplicemente così. Partendo dal basso, ok? Io lascerò aperta la punta. A questo punto farò semplicemente dentro e fuori, il più stretto possibile in questo modo. Dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori. Ovviamente una volta fatto un po' di dentro e fuori tirerò il mio filo, metterò a posto la foglia e ricomincerò dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori fino alla fine della mia foglia. Perciò prima un lato e poi l'altro, vedete? Io vado dentro e fuori, dentro e fuori, il più stretto possibile, dentro e fuori, ok? Fatto questo tiro, porto in posizione la foglia perché non venga tutta arricciata, assolutamente deve essere dritta, e poi ricomincio dall'altro lato, dentro e fuori fino a quando arrivo a questo punto. Non andrò al termine, ma lascerò aperta la punta perché mi permetterà in questo modo di girare la mia foglia dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori fino ad arrivare al punto in cui mi sarà possibile girare la foglia. Ve lo faccio rivedere ancora un po', dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori. Adesso vi accendo anche la luce, ecco qui, dentro e fuori, dentro e fuori, ta-da! Metto a posto la foglia e vado avanti ancora due punti, dentro e fuori, anzi no, uno basta, e appiattisco bene la foglia prima. Una volta appiattita, vado a chiudere con un qualsiasi nodo la mia cucitura. Una. E due. Ok? Fatto questo, io ho cucito la foglia. Ora vado all'interno del dito, esattamente come ho fatto con i petali, a prendere il resto della foglia per farla venire fuori dalla parte opposta. Visto? È semplicissimo. Fatto questo, la faccio uscire, ok, in questo modo la posiziono e prendo il ferretto, ok, è venuto fuori anche il bocciolo, prendo il ferretto
di che lunghezza mi serve il ferretto lo valuto dopo. Prendo la foglia, ok, questo va bene. Taglio utilizzando il mio trencino. Qui. Vedete che è già piegato il ferretto? Lo stringo un pochino e lo faccio entrare all'interno della foglia. In questo modo. Ok? Una volta arrivato alla fine, più giù del termine, vado a girare su se stesso il ferretto. In questo modo. Ok, perfetto. Ora riprendo il filo e poi faccio vedere. Ed eccomi qua. A questo punto io dovrò bloccare la foglia in modo che mantenga la posizione che decido io. Ma prima dovrò completare la cucitura come ho fatto in precedenza. Inserisco all'interno, esco fuori e poi comincio ad andare come facevo prima, dentro e fuori, dentro e fuori. Dentro di qua, dentro e fuori di qua. Ok, dentro e fuori dall'altro lato. Dentro e fuori così, sempre mantenendo ovviamente la forma della mia foglia. Vedete, dentro e fuori. E dentro e fuori, sempre mantenendo la mia forma. Dentro e fuori. Perché io alla fine devo riuscire a realizzare una punta a questa foglia, ok? Che sarà quella che mi permetterà di collegarla successivamente al resto delle altre foglie. Dentro e fuori. Dentro e fuori. Ovviamente più vado avanti più si stringe ed è esattamente quello che voglio io. Ed ecco qua. Dentro e fuori e siamo arrivati a questo punto. A questo punto dovrò bloccarla. Cosa farò? Vado a bloccare all'interno pizzicando il tessuto. Allora, vedete la foglia è arrivata alla fine in questo modo, ok? Io vado a prendere l'interno mettendo nel centro il mio ago per bloccarlo all'interno del filo arricciato. Vado a fare il blocco, ok. Vedete che è bloccato? E andrò a fare la stessa cosa anche dall'altro lato. Blocco un attimo nel centro, perché dovrò far sì che il ferro arricciato mi faccia da blocco a tutta la foglia. E adesso comincio a fare un lato di qua. Come ho fatto prima, dentro e fuori di là, dentro e fuori di qua. Aspettate che adesso si è incastrato nel ferro, ok. E dentro e fuori di là, fino a quando ho fatto praticamente tutta la foglia, ok. Poi andrò a posizionare il mio ferro, ok. Vado a bloccare la cucitura che farete allo stesso modo, spingerete all'interno e poi tirerete il filo e vado a fare questo un paio di giri intorno alla parte finale della foglia in questo modo per poi terminare con i nodi di sicurezza 1 e 2 e taglio il filo. Posiziono bene la foglia, come vi dicevo, in modo che sia ben bloccata. Sono io a darle la forma, vedete? Ok? Fatto questo, prenderò il mio nastro del fiorista. Taglierò un pezzettino. E esattamente come per il bocciolo e per il fiore, andrò a girare attorno. Tirando forte forte perché il calore della mia mano funga da adesivo e blocchi definitivamente la foglia.
Ecco qui. E giro, 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 giro. Vado a realizzare la foglia ovviamente completa. Ovviamente farete più foglie in base a quello che sarà il vostro desiderio, più fiori in base a quello che sarà il vostro desiderio e ovviamente più boccioli in base a quello che sarà il vostro desiderio. Ora abbiamo un'orchidea pronta, una foglia pronta e il bocciolo pronto. Spero abbiate capito tutto. Adesso andiamo a montarlo, giustamente. Allora, toglieremo da dove abbiamo bloccato la nostra pianta. Prenderemo la nostra pianta e andremo ad affissare prima di tutto il bocciolo che metteremo in alto. Lo metterò in alto perché voglio che mi dia un effetto leggermente più lungo al mio fiore. Come si fa? Come vedete, io ho appoggiato, vado ad appoggiarlo direttamente al di sopra del mio bastone, dell'ultimo bocciolo attaccato. Prendo il naso del fiorista, ok, mi riposiziono in questo punto il mio fiore e comincio a bloccarlo innanzitutto utilizzando direttamente il naso del fiorista. Ok, perché i fiori sono tutti abbastanza attaccati ed è abbastanza facile poterli mettere nella posizione che preferiamo. Andiamo avanti. Ok, e proseguiamo fino a quando avremo fatto tutto un pezzo del nostro, vedete, fiore. Qui sotto sposto un po' il materiale perché dovrò ovviamente con il mio nastro carta coprire completamente il mio ramo, perciò vedete sono arrivata nel punto dell'intreccio sovra vabbè, sono passata di sopra del ramettino e ho proseguito ancora a scendere sempre mantenendo lo stesso nastro e vado giù fino a nascondere tutte le parti in evidenza. Se ci sono dei ferri in evidenza, passerò più volte per nascondere il tutto. Ed ecco qui. Poi con le mani, il calore delle mani, io passo al di sopra per dare un effetto di incollaggio ancora più resistente. Ed eccolo qua. Visto? È attaccata, perfetto. Andremo da collegare un altro fiore ora. Che non so, eccolo qua. Dove lo metteremo? Lo metteremo nel centro. Ma per arrivare nel centro dovremo andare un po' più giù. Allora, visto che qui è pieno, 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 vedete? Vado a collegarlo più in basso. Eccolo qua. Appoggio più in basso. E sempre utilizzando il nastro di fiorista e partendo dal punto in cui voglio nascondere il ramo, inizierò a girare. Perciò sposterò i fiori perché normalmente si parte dal fiore più alto e scendendo si termina. Ma visto che io avevo già iniziato in precedenza a realizzare il mio gambo, io ho appoggiato un po' più giù il fiore e comincio a girare intorno a tutti i rami per mimetizzare nel modo migliore l'ultimo ramo inserito. Vedete, io vado piano piano e comincio a girare premendo e tirando verso di me il nastro perché grazie al mio calore la colla entrerà in azione e aderirà direttamente al mio gambo. Io vado scendendo perché sto realizzando l'ultimo ramo del mio gambo che come vedete già è bello 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 pieno e io l'adoro, ve lo dico. Credo che sia forse una delle orchidee che mi piace di più tra quelle che ho fatto finora. Sarà forse perché cicciona e mi somiglia, non lo so.
ma mi piace tantissimo. Ora vado giù e vado a regolare, anche a nascondere l'ultima parte del gambo, scendendo sempre, mantenendo in tiro il mio nastro del fiorista e proseguendo piano piano in modo lineare, mi raccomando, perché non dovete fare troppe pieghe, altrimenti si vedrà troppo il finto. Dovete dargli un effetto un po' più, il più naturale possibile. Se poi avete della gomma, potete attorcigliarla intorno e darà un effetto un po' più vivo, insomma, ecco. Ma non intendo gomma Eva, ma proprio gomma, tipo i cavi della corrente, ecco. Ecco qui, finito un altro gambo e ora ci manca solamente di applicare un'altra foglia. Allora, io vi consiglio in questo caso di prendere in verticale la vostra pianta e di vedere dove manca. In questo caso mi sembra, direi che manchi qua. Piego la mia pianta, vedo dove voglio applicare il gambo, cioè la foglia in questo caso, e dopodiché, esattamente come ho fatto per il fiore, direttamente utilizzando, andrò a bloccare il tutto per renderlo un unico pezzo. Ci siamo quasi, come potete vedere anche voi, è quasi finito e a me piace tantissimissimo. Tolgo quello che ne supero, prendo ancora del nastro se necessario e continuo a girare intorno per rendere il più omogeneo possibile il mio gambo. Vedete? Tiro bene, bello bello, in questo modo. Piano piano scendo, do volume e omogeneità al mio gambo, un pezzo alla volta ovviamente, e mi raccomando, fate in modo che non si attacchi alle vostre mani, altrimenti sono dolori, perché il ferretto, anche se sottile, fa male comunque. Ecco qui, sto terminando. Eccola qua, la nostra orchidea quasi finita, con il gambo omogeneo, vedete? La potete piantare dove desiderate. Ed eccomi qua, adesso è finita, ma come vedete sono rimasti giù i fiori che ho abbassato in precedenza. Li porto su, li posiziono nel punto in cui desidero e guardate un po'. Secondo me bellissima, piena di fiori, e come al solito la potete ovviamente mettere nella posizione in cui preferite. Vediamo se riesco a farla inserire nel suo buco. Vado a posizionare le foglie che sono in ferro, perciò andranno a fare il blocco della pianta dove desidero io. Ed ecco qui il risultato. Spero sia piaciuto tanto a voi quanto è piaciuto a me. Ed ecco, mi allontano un po', giusto giusto per farvela vedere. Abbiamo fatto una marea di orchidee in gomma crepla e questa volta ho voluto farla riciclando dei tessuti vecchi. Ovviamente potete utilizzare qualsiasi colore. Quel che importa è che ci siano alcuni particolari in qualsiasi colore utilizzato, ovvero l'interno realizzato con lo scovolino e quella pittura distaccata che dovete fare all'interno. Scusate, ma ho il cotone dovunque e mi è un prurito pazzesco. Comunque sia, spero vi sia piaciuto il video, spero vi sia piaciuta l'idea, a me sì, tanto, tantissimo, forse quasi sicuramente è quella che preferisco.
E se vi è piaciuto il video e vi è piaciuta l'idea, lasciatemi tantissimi like e tantissimi commenti. Se desiderate magari realizzare qualcosa in particolare, scrivetemi, magari possiamo venirci incontro e realizzare qualcosa anche su richiesta. Arriverò presto con altre creazioni, continuate perciò a seguirmi, di conseguenza iscrivetevi e aiutatemi a diventare un grandissimo canale condividendomi, condividendomi e condividendomi. Ciao!